Siamo al 59esimo congresso nazionale degli ingegneri e ci troviamo con l'ingegner Ron Sivalle, che è presidente del centro studi del CNI. Allora, ingegnere, avete presentato qui al congresso una nuova ricerca che avete fatto. Si può dire qualche cosa di più sui risultati e sulle considerazioni che avete tratto? Sì, la ricerca aveva una serie di focus che erano principalmente un'analisi della situazione del sistema professionale in Europa e le recenti evoluzioni di questo sistema, la situazione in Italia, sempre del sistema professionale nel suo complesso, e poi un'indagine che è stata compiuta mirata a tutti gli iscritti agli ordini degli ingegneri, che ha ricevuto più di 13.000 risposte, quindi un'indagine che ha avuto un certo successo, che era volta a verificare, a capire come gli ingegneri si organizzano. I risultati che si possono trarre sono ovviamente diversi, perché l'indagine era abbastanza complessa, però in estrema sintesi, per quello che ci riguarda, che riguarda i temi congressuali, possiamo dire che abbiamo verificato come, a fronte di una evoluzione del sistema professionale in Europa che vede un incremento anche dei liberi professionisti, delle libere professioni, in Italia, che è il paese che ha più liberi professionisti rispetto a tutti gli altri paesi europei, sono più di 1 milione, non si ravvisa la stessa attenzione che altri paesi pongono a questa evoluzione, che la dovremmo considerare per certi versi positiva. Questa da una parte. Dall'altra, nell'indagine sulle modalità di svolgimento della professione, abbiamo constatato che ora più dell'85% degli studi professionali in ingegneria sono studi individuali, nonostante ci sia una forte propensione da parte degli ingegneri ad associarsi, a unire le loro forze con altri, a sviluppare progettazioni multidisciplinari, perché questo è assolutamente indispensabile, cioè è un fatto ineludibile, cioè ormai la nostra professione non può essere svolta se non con un'interconnessione fra diversi professionisti, anche di discipline diverse. E quindi questo è un'apparente contraddizione che si spiega in una certa misura con la difficoltà che il quadro normativo italiano presenta rispetto alla possibilità di svolgere una professione in forma associata. Le norme, anche le più recenti, quelle sullo STP, non sempre sono adeguate. La stessa indagine ha evidenziato che quasi il 50% dei professionisti non la considera una legge adeguata, non dà un giudizio positivo, e del resto solo 300 società sono sorte negli ultimi mesi, da quando è entrata in vigore la nuova norma. Peraltro abbiamo ad esempio una normativa inesistente sulle società di ingegneria che, pur non essendo nemmeno considerate nel panorama legislativo italiano, vengono citate nel codice degli appalti, e di conseguenza c'è questa cosa stranissima che una società di ingegneria può partecipare a gare d'appalto pubblico ma non a gare d'appalto privato, e questo è un fatto veramente assurdo. Quindi tutte queste difficoltà è chiaro che scoraggiano l'incremento delle dimensioni degli studi professionali, legato peraltro ad una situazione economica piuttosto gravosa, ad una tassazione pesante, ad una mancanza di agevolazioni fiscali
per chi lavora in forma societaria, e questo fa sì che si scelga l'attività in forma individuale perché è la più facile da gestire. Niente, cioè con la sua presenza del centro studi mi sembra che il centro studi sia diventato proprio uno strumento per CNI per capire quali strategie perseguire e cosa portare avanti. È così, è questo che ha fatto in questi 3 anni? Direi di sì, cioè in questi 3 anni abbiamo cercato di dare una svolta. Il centro studi era concepito come una istituzione volta alla ricerca pura, allo svolgimento di indagini. In passato quasi non ci si accorgeva del fatto che esisteva una realtà così importante. Noi, diciamo, anche con fortissimo contributo dell'attuale Consiglio nazionale, siamo riusciti a far uscire il centro studi da questa sorta di limbo al quale era stata relegata, era stato relegato, e siamo riusciti praticamente a trasformarlo in un istituto di servizio. Allora, per ora principalmente siamo riusciti a creare questa forte sinergia con il Consiglio nazionale, quindi diciamo tutte le attività del centro studi sono in qualche modo funzionali alle azioni poi che il CNI fa. L'evoluzione, quello che io desidererei fare è rendere il centro studi ancora più una struttura a servizio di tutti. Certo, perché se il presidente dell'Ordine Ingegneri Lodi, che è un piccolo ordine, dicesse ma io vorrei capire di più certe cose per poter capire anche come impostare la mia attività, può chiamare il centro studi, può chiedere al centro studi, essere propositivo nel centro studi, cioè diventare quindi non andare a leggere semplicemente quello che il centro studi produce, ma anche diventare un elemento di proposizione. Propositivo sicuramente sì, cioè noi siamo qui per accogliere le sollecitazioni e le proposte che vengono da tutti gli ordini, da chiunque ce le voglia mandare. È chiaro che c'è un problema poi di gestire, sì. Anche la complessità delle richieste che possono pervenire. Allora, dobbiamo fare delle valutazioni. È chiaro che se le proposte che vengono anche da un singolo ordine, o addirittura anche da un singolo collega, possono essere ritenute di interesse comune, noi ci possiamo anche attivare per dar seguito e per cercare di dare un sostegno. Poi stiamo anche cercando di intraprendere delle iniziative noi per cercare di dare ai nostri colleghi sempre più servizi, ad esempio prendendo spunto anche proprio dalla ricerca presentata qui, abbiamo pensato, ci dobbiamo ancora studiare, dobbiamo ancora vedere come fare, abbiamo pensato ad esempio di diventare un soggetto che può partecipare a questi famosi bandi europei. Ai progetti di finanziamento europeo, questo sia per ottenere noi come struttura dei finanziamenti utili a svolgere la nostra attività, sia per creare un know-how da trasferire agli altri. Bene, grazie ingegnere.